Così dal Giappone, invece, come sapete, a Londra il vertice internazionale per la missione in Libia. Il ministro degli esteri italiano Frattini commenta l'esito della eh, riunione fra i partecipanti alla coalizione dei volenterosi. C'è stata unanimità, ha detto così il responsabile della Farnesina, anche sul fatto che Gheddafi dovrà andarsene. Sentiamo Frattini. Il Gheddafi comunque deve lasciare il paese. Eh, è evidente che su questo eh, vi sono delle azioni che. Eh, possono avere successo se sono eh, coronate e accompagnate da assoluta discrezione. Evidentemente eh, vi sono delle opzioni che non sono state ancora formalizzate. Quello che è indispensabile è che vi siano paesi disponibili ad accogliere Gheddafi e la sua famiglia e, ovviamente, far finire. Questa situazione che altrimenti potrebbe prolungarsi per qualche tempo. Il CNT invece ha chiesto che eh, Gheddafi si faccia processare e che non è possibile pensare ad una sua fuga. Qual è la risposta a questo punto della comunità eh, internazionale? Noi non possiamo promettere un salvacondotto, questo è chiaro. Quindi pensiamo innanzitutto a che lasci il Paese e le conseguenze sono nelle mani del Tribunale internazionale. Nessuno potrebbe impegnarsi ad una, ad una immunità giurisdizionale, assolutamente nessuno, neanche men meno l'Italia che è il Paese fondatore della Corte Penale. Nei suoi incontri di oggi ha avuto l'occasione di parlare anche del problema migratorio che sta affliggendo il nostro Paese? È stato sollevato in seduta pubblica e questo tema è stato sollevato con direi la eh, comprensione di coloro che conoscevano il problema e con lo stupore di coloro che non lo conoscevano, paesi eh, arabi che non avevano idea di quale fosse il peso migratorio e di potenziali rifugiati sull'Italia, su Malta, sulla Grecia, eh, hanno evidentemente espresso una forte comprensione per l'appello che fa l'Italia. Un appello che credo si rivolga all'Europa in modo sempre più forte. Qui bisogna ricordare che l'Europa non può, ma deve applicare direttive che esistono. Ci sono direttive in vigore che stabiliscono quando c'è un afflusso abnorme e improvviso di sfollati, c'è una direttiva del 2001, l'Unione europea deve adottare. Delle misure di temporanea protezione che includano la distribuzione degli sfollati con un permesso temporaneo. Questo è proprio il caso di farlo. Ecco. Andiamo adesso a Monghidoro sull'appennino.